Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura con lo Stevenage, signori. Intanto auguro a tutti un buon Santo Stefano e spero che abbiate passato una buona vigilia di Natale e un buon giorno di Natale, signori. Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. Detto questo, signori, prima di partire col video io vi ringrazio intanto per essere passati qui sul mio canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Mi raccomando, scrivetemi sempre qualche consiglio per migliorare la serie. Detto di questo, signori, partiamo ufficialmente con il video. Allora, abbiamo due messaggi di posta, ovvero premio torneo, perché siamo andati avanti nel ok, termine per depositare i contratti. Sì, avevamo appena finito il mercato. Allora, signori, valutiamo un attimino la classifica. Noi siamo primi con una partita in meno, con 4 punti sul Netput Town. Ok, questa partita è contro il Bradford. Perfetto, allora intanto avanziamo. E su questo non c'è il minimo dubbio. Arriviamo alla partita con Burnett, vuole parlare. Offerto per il trasferimento per Danny Rose. Offerto per il trasferimento per Danny Rose. Ma Danny Rose era sul mercato? Danny Rose è sul mercato. Ce ne potremmo liberare per l'anno prossimo. Ma sì, liberiamocene. 3-6, lui vale 2,50. 29 anni, accettiamo in zicco, signori. Accettiamo decisi. Non in zicco, è parola siciliana. Accettiamo decisi e non pensiamoci più. Fosse arrivata prima questa offerta, sarebbe stata meglio. Burnett è un sogno che si avvera. Ok, bravo Burnett. Sono contento per te, sono contento per te. Allora, signori, fermi tutti. Siamo alla partita? No, ancora no. Avanziamo ancora alla partita. Perfetto, contro il Bradford. Io direi, proviamo a simularla, fare simulazione veloce, così in modo tale da non accelerare adesso un attimino in questa fase della stagione. Vediamo se riusciamo a tenerci il vantaggio. Se le cose diventano gravi, alla brutta andremo a giocarci sempre gli highlights. Allora, noi abbiamo List, Norris, ok, Nego, Reed, Smith, Roberts, Gallardo, Van Kooten, Swiss e Mateo e Chapman in porta. Perfetto, io ho un attimino di confusione perché non ricordo bene benissimo come siamo combinati. Ok, allora io Hamline lo metterei al posto di Bostic, mi dà più sicurezza. E Burnett, no, solamente che questo dobbiamo andarlo a fare nella simulazione veloce, signori. Attenzione, 3-2-1, vediamo se ci portiamo i 3 punti a casa. Pareggio, va bene, pareggio. East, vantaggio loro, pareggio di Roberts, è uscito Sweeney per Clark, Reed per Rives. Ok, un punticino, va bene, va bene. Non ci disperiamo, un punticino è sempre meglio di niente. Avanziamo, dai, così, avanza. Prossima partita è sempre campionato. Ok, cosa è successo? È ceduto Danny Rose, 360.000 euro per lo Stevenage, per le casse dello Stevenage che arriveranno l'anno prossimo. Valutazione C, non ce ne frega minimamente nulla. Va bene, la posta in arrivo è appunto la cessione di Rose. Sì, ok, la cessione di Rose. Andiamo avanti. Prossima partita, prossimo giro, signori. Vediamo se riusciamo a farci tutte e quattro le partite. Contro il Rockdale. Questa ci andiamo a giocare il... allora, facciamo una cosa. Gestione squadra. Mettiamo in campo il nostro simpaticissimo... Al posto di Reed mettiamo in campo Hamlane, che non mi ricordo come cazzo si chiama di nome, giusto. Mettiamo fuori Bostic e mettiamo dentro Reed. Perfetto. E facciamo esordire anche Burnett sulla destra. A posto di Mateo. Dai, ci sta. Perfetto, Burnett a posto di Mateo, che però Mateo entra in campo a posto di Smith. Mamma mia, che rivoluzione che abbiamo fatto. Va bene, questa ci andiamo a giocare in momenti clou, signori. Vediamo se riusciamo a fare 4 partite. Giochiamo i momenti clou, sì. Giochiamo tutti i momenti clou della partita. Vediamo se riusciamo a iniziare a farci 4 partite a video. Magari ne facciamo 2 con i momenti clou e 2 di simulazione secca. Così vediamo un attimino di accelerare e poter raggiungere velocemente la prossima stagione. Perché qui noi dobbiamo salire in Premier e non possiamo continuare così a cazzeggiare in queste categorie minori, signori. Ci aspetta la Premier League, prima ci aspettano i big match contro il Manchester, contro il City, contro il Liverpool. Attenzione, palla sulla sinistra, Roberts che però sta vivendo una crisi mistica. Roberts, mannaggia. Ho visto poco movimento al centro, ho detto rigore, signori, io rigore il tiro centrali. È passato Natale, ma le tradizioni non cambiano, signori. Rigore centrale.
Passaggio mira presa, potenza sistemata, rigore. Ma che razza di parata ha fatto? Siamo al 45esimo. Rockdale si invola in solitaria. Contropiede per loro. Mannaggia, abbiamo avuto due buone azioni per noi. Mi ha mandato al bar. Mi ha mandato al bar in maniera proprio brutta. In tre lo vanno a chiudere. E gli diamo il fallo, dai. L'abbiamo chiuso in tre a forbice in maniera terribile. Gallardo viene graziato. Punizione per Rockdale. La fanno a due. Attenzione. Parte la punizione. Chapman salva tutto. 56esimo. Contropiede per lo Stevenage. Attenzione. Norris da solo. Norris. Dai così. Norris la passa a List. E lo Stevenage è in vantaggio. Il nostro numero 7. List. La Cristiano Ronaldo. Dai così. Ci siamo andati in vantaggio. 67esimo. Azione ancora nostra. Smith con la palla. Ma dov'è quello nuovo? Scusate, quello nuovo dove sta? Angler. Oh, eccolo qua, Angler. Bravissimo, Angler. Bello il passaggio di Angler che cerca Nego. Fallaccio. È fallaccio questo, scusatemi. Che cazzarola di... Ma se mi fa fare le cose subito, dai. Ma perché deve essere così sto gioco certe volte? Ma perché deve essere così sto gioco? Allora, punizione. Proviamo a metterla in porta? Cambia, come si cambia il tiratore? Così. Mi dai un piede sinistro? Chi la sta tirando per ora? Ok. Roberts un piede sinistro. Me la tiri con Roberts, grazie. Proviamo a fare una cosa strana, signori. Ci proviamo. Pallonetto. No, deve essere proprio tirata pesantemente. Qual è il tiro questo? Attenzione. Palla sulla barriera. La gira sulla barriera. Però Roberts mantiene il possesso palla. Attenzione. Riceve sostegno. Ma porca. Ecco il segnale di chiusura. Ma c'è finita troppo bene, signori. C'è finita troppo bene. Vinciamo 1-0. Va bene così. Va bene così. Vincenzino Montella. Soddisfatto. Ne siamo a 4 punti in 2 giornate, signori. La prossima la andremo a simulare velocemente per poi andare a giocare la quarta partita. Così siamo. Vediamo un attimino di accelerare, perché se no qui le cose non vanno avanti. Non si va avanti. Allora, noi intanto dovremmo fare una cosa. Gestione squadra. Dobbiamo andare a mettere al posto di Bostic, che non se ne è voluto andare. Andiamo a mettere Hamlin. Perfetto, ok. E siamo tutti contenti. Sì, salva le modifiche. Salva tutto. C'è un messaggio di posta. Vediamo cos'è. Noi stiamo seguendo i piani. L'obiettivo è far crescere il profilo economico. Ma stai zitti, ma non c'avete una lira. Ma questi vogliono ancora crescere sotto il profilo economico. Non c'hanno una lira e parlano. Andiamo alla prossima partita, signori. A fine episodio andremo a vedere. Anzi, fine episodio andremo a vedere la classifica. Aggiornamento dell'osservatore. Attenzione. Dalla Russia abbiamo Berezovsky 54-74. No. Popov 50-60. No. Petrov 47-65. No. Pavlov 59-81. No, perfetto. Dalla Russia non è arrivato nessuno, signori. Altro osservatore. Dalla Norvegia 64-86. Johansen. No. Christensen 63-83. No, perfetto. Dalla Norvegia fanno pure cacare. Vediamo l'ultimo osservatore. No, questo è possibile cambio di ruolo per chi? Per Barnett. È lui che sta cambiando ruolo. Sì, Barnett da TD a DC. Ok. Da 51 diventa un 52, ok. Zio, però devi imparare a difendere, perché fai proprio pena a difendere, zio mio. Barnett mio, impara a difendere e vediamo se un attimino riesce a essere un futuro titolare di questa rosa. Barnett, ok. Chi è che parla? Chi è che vuole avere notizie? Pier Gianni, sto attraversando un po' di tempo, non mi mandare in panchina. Va bene. Pier Gianni vuole giocare. E noi lo faremo. Chi siamo noi per non far andare in campo Pier Gianni, signori? Chi siamo noi? Allora, giochiamo la partita. Siamo fuori casa. Pier Gianni vuole giocare. E allora andiamo a mettere al posto di Sweeney, che è leggermente stanco. Gioca Pier Gianni, ok. E, fuori casa? No, fuori casa ce l'andiamo a giocare, signori. Giochiamo tutti i momenti close. Sì, fuori casa meglio le partite fuori casa a giocarsele, perché poi
c'è il rischio di far di perderle, perché le partite fuori casa sono sempre più buggate. Cosa sto dicendo? Non lo so, però lasciatemi parlare. Oggi è Santo Stefano, ringrazio tutti quelli che stanno guardando questo video. Immagini in diretta. Dai, così. Che testimoniano lo spettacolo. Ci servono tre punti anche oggi, signori. È una notte che potrebbe regalare il sorriso. Ci servono tre punti anche oggi, sarebbero importantissimi. Rigori? No, non è rigore, penso fosse rigore. Occasione per Stevenage. Perché noi siamo con la maglia viola. Nego. Arrivato nel mercato di gennaio. Nego. Dai, non. Alexander in contropiede. Siamo nel loro cerchio, nella loro metà campo. Intervento bruttissimo, ma loro mantengono il possesso palla. Attenzione, ancora. Van Kooten lo stende di nuovo. Secondo me si prenderà un giallo sicuro. Van Kooten, perché ha leggermente esagerato. Non si sa. Non lo sapremo mai se è stato ammonito. Però noi dovremmo ripartire in contropiede con Nego. Nego sulla fascia destra. Nego. Si allarga. Supera il cerchio di centrocampo. Supera la metà campo. Nego. Acceleratissimo. Velocissimo Nego. Grande Nego. Grande acquisto quello di Nego. Nego. Però non c'è nessuno al centro dell'area. Arriva il compagno. Buono il cross. Posizione di offside. No, fuori gioco. Abbiamo fatto un gol bellissimo, signori. Bellissimo. Mannaggia a loro. Vabbè. Dai. Dai. Fuori sta palla. Zio, grandi. Che cazzo non l'ha fatto il mio portiere? Ha cincischiato. Sì, però che palla. L'avevano persa. Ma perché? Che è successo? Che problemi ha? Gli ha dato la punizione. Dai, quando è al contrario, quando è così, mi dà già palla persa. Nel centro. Mi dà già palla persa praticamente quando è così. E basta, distinto, è fuori sta palla. E via sta cazzola di palla. Quando sta a durare sta azione? Oh, finalmente. Ancora azione loro, al sessantesimo, ancora azione loro. Attenzione. Vediamo se riusciamo a recuperare velocemente sto pallone. Lì non era fallo, mi piace così, bravo il nostro arbitro. E io la tiro, no, non me l'ha fatta manco tirà. Calcio di rigore, attenzione Norris. Al 64esimo. Signori, io la tiro centrale, non possono cambiare le situazioni, ma io la tiro centrale. Norris con il portiere! Il miracolo del portiere! Ormai se sono imparati che le tiro centrali. Hanno imparato che le tiro centrali mi fanno tutti i rigori. Va bene, Reed. Cerchio di centrocampo, Reed si allarga, Reed. C'è avanza Reed, attenzione, 1-2 velocissimo, attenzione, c'è l'inserimento bellissimo. Intervento no. Ma porca miseria. Ma porca. 81esimo, calcio di punizione loro. Vediamo che succede. Attenzione, loro stanno giocherellando, ma noi recuperiamo il pallone e lo spaziamo. Mi fai fare un'ultima azione? Non gli puoi dare ancora pallone loro? Sì, un'ultima azione per noi, l'87esimo, Roberts, sulla sinistra, attenzione, non accelerare troppo, se no non riusciamo, bravo! Possono passare in vantaggio! No, porca miseria, ho sbagliato, porca miseria. A nessuno. Avrei dovuto tirarsi. Mamma mia, che parrucche brutte che hanno. Comunque, signori, pareggio. E vabbè, un punticino portato a casa. Siamo a 5 punti in 2 partite. Andiamoci a simulare l'ultima. Peccato. Mannaggia. E vabbè. Capita di farsi prendere dall'emozione. Dall'emozione di fare le cagate. Va bene. Chi è che vuole parlare? Due messaggi, un chat. Chi è che vuole parlare? Smith. Volevo solo ringraziarla per l'elevato. Ah sì, perfetto. Bravo Smith. Continua a giocare e non rompere le scatole. E invece Piergianni mi ringrazia per averlo fatto giocare. Siamo contenti per te Piergianni. Bravo Piergianni mio. Va bene così, signori. Andiamo avanti. Quarta partita del video contro il Newport. Perché non mi... Ah, ok, contro il Newport, ok. Questa la andiamo a simulare in maniera... Siamo nuovamente fuori casa. Porca miseria, però, che rottura di scatole. Confermiamo gli stessi, si sono tutti riposati. Sì, simulazione veloce, incrociamo l'incrociabile, signori. 3, 2, 1, bam! Perdiamo 1-0, porca miseria. Chiudiamo il video con una sconfitta. Non ci voleva, signori. Peccato, avevamo fatto bene, sta sconfitta non ci voleva. Quindi capiamo che non siamo ancora una squadra da top classe. Andiamo avanti, le prossime partite saranno campionato e coppe.
Perfetto, siamo alla conferenza stampa, non ci sono notizie del nostro osservatorio, la nostra classifica ci vede primi con 3 punti di, con 2 punti di vantaggio sul Northampton, lì come cazzo la si chiama, però abbiamo una partita in meno. Quindi questo ci fa star bene. Salgono le prime 3, la quarta è a 59 punti, abbiamo 4 punti di vantaggio, con, sempre con una partita in meno. Va bene signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi auguro ancora un buon Santo Stefano a voi e alle vostre famiglie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!